coraggio, papà, per combattere un siglo dell'nemico che era il freddo, la continua tormenta che regnava in tale posizione. Ed è perciò che tutti i giorni partivano diversi soldati recandosi in infermeria e ospedale, chi coi piedi gelati, chi con male di occhi per il riflesso del ghiaccio che li rendeva quasi ciechi, perché se avesse avuto gli occhiali colorati. È una produzione che mette insieme la Cineteca del Friuli, che ha fornito tutti i materiali in suo possesso, che provengono tra l'altro da altrettante cineteche di mezza Europa ed americane, della Zero Orchestra, che ha messo a disposizione la sua competenza musicale, rielaborando le canzoni popolari che nella Grande Guerra i soldati cantavano nei momenti di riposo, a cui si aggiunge la voce narrante di Sandro Buzzatti, che legge i diari e le lettere scritte dai soldati dal fronte, materiali che provengono dall'archivio di Città della Pieve, l'archivio nazionale diaristico. Per cui è una produzione a più voci che tenta di raccontare la guerra in maniera, diciamo così, didattica, con uno sviluppo cronologico dal 1915 fino al 4 novembre del 1918, mettendo insieme i materiali che provengono dai diversi fronti, cioè gli operatori che nel fronte italiano, nel fronte austriaco, e per parte sua anche gli Stati Uniti, quando scende in guerra nel 18, documentano quello che sta succedendo sul fronte, ecco, sul fronte del Friuli, del Friuli, sul fronte che guarda ad est. Il risultato è chiamiamolo uno spettacolo di grande impatto, perché le immagini sono veramente forti, per certi versi commoventi, senza retorica. Questo è sicuramente il filo rosso di tutta l'operazione, con la possibilità di riascoltare con come dire, un suono contemporaneo canzoni che un po' tutti conosciamo, da Stellutis Alpinis a O Gorizia tu sei maledetta, insomma quelle canzoni che spesso gli alpini riecheggiano nei loro incontri. Qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col tuo nome nel cuore. Tutti questi materiali d'archivio, che appunto vengono da Vienna, vengono da Budapest, vengono dalla Germania, e che sono già in parte conosciuti, a questi si vanno ad aggiungere dei materiali inediti. E quali sono? Sono i materiali che la Cineteca del Friuli ha rintracciato a Washington, alla Library of Congress, e che documenta l'entrata in guerra decisiva, peraltro, degli Stati Uniti nell'estate del 2018. È il momento in cui anche Hemingway è qui sul nostro fronte, i romanzi che poi lui scriverà ci raccontano proprio questa sua presenza. E cosa ci fanno vedere? Ci fanno vedere che il cinema in America era già una realtà produttivamente molto, molto, molto professionale. Questi soldati che sfilano con queste divise
perfette ci dicono subito che sono i vincitori. Questi soldati che nei momenti di libertà, con lo sguardo ammirato e incredulo dei soldati italiani che li guardano, giocano a baseball, uno sport che in Italia ancora non era conosciuto. Beh, vederli sfilare nei nostri paesi, cito senz'altro Cormons, cito Codroipo, scendere dai treni con i loro potentissimi carri armati, eccetera, ecco, sono immagini che non conoscevamo e ci fanno capire che di lì a poco la guerra, dopo lo sfondamento delle linee sul Piave, sarebbe finita, insomma, e così è stato. Il documentario si chiude ovviamente con le immagini di Trento e di Trieste quando entrano vittoriosamente la cavalleria a Trento e quando invece a Trieste arriva un incrociatore con a bordo il re. Questo incrociatore si chiama Audace, non a caso oggi a Trieste il Molo Audace è il punto più conosciuto della città, e questa nave che attracca in maniera un po', come dire, violenta, nel senso che se non è affondata poco ci mancava, e scende questo piccolo uomo che raggiunge Piazza dell'Unità, quella che oggi conosciamo Piazza dell'Unità, festante, e dove fra la gente che c'è in piazza sicuramente ci c'erano molti sudditi dell'impero austro-ungarico, perché Trieste era austro-ungarica. Il documentario si chiude sull'immagine di un bambino sulle spalle di un adulto che si gira, si volta all'indietro e incrocia la macchina da presa, e abbiamo voluto chiudere in questo modo, con questo fermo immagine su questo bambino, questo documentario che peraltro ci fa vedere solo morte e distruzione. È stato realizzato con uno sforzo non di poco conto anche il DVD di questo progetto, che può essere utilizzato a scuola, che può essere utilizzato nelle biblioteche e che può essere visto da chi ha, come dire, la volontà e la voglia di vedere immagini della nostra regione, del Friuli, come non si è mai vista. Si può trovare a Cinema Zero, alla Cineteca del Friuli, nelle librerie. Segnalo in particolare le immagini che a me mi hanno molto colpito e sono le interminabili file di prigionieri italiani alla fine dell'ottobre del 17, quando l'esercito austro-ungarico sfonda a Caporetto, e sono ammucchiati nelle piazze di Udine, nei pressi della stazione di Udine. Sono migliaia e migliaia e migliaia di soldati che attendono il loro destino, che verranno, loro ancora non lo sanno, ma che verranno deportati nei lager che già in Austria e nella bassa Germania esistevano e che poi verranno riutilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale.